Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi facciamo insieme le mandorle zuccherate, le pralinate. Mmm, che buone! Abbiamo bisogno di mandorle, vanillina, acqua e zucchero. Prima di iniziare, posiziono una foglia di carta da forno su un vassoio o una piattaforma. Prendo una padella antiaderente. Ci metto le mandorle dentro e lo zucchero, alla fine la vanillina. Accendo il fuoco a temperatura bassa, molto bassa, ed inizio a mescolare per 2 minuti. Poi aggiungo l'acqua e mescolo sempre a temperatura bassa. Appena il tutto comincia a bollire, mescolo continuatamente, fino a quando lo zucchero diventa sabbia. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina, a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Inizia a vedersi il fondo della padella, buon segno. Adesso lo zucchero sta diventando sabbia. Ok, continuo a mescolare. Non lascio la padella e la cucchiaia di legno. Appena le mandorle fanno lo scoppio, devo togliere dal fuoco. Che profumo! Bene, tolgo dal fuoco e vado a versare le mandorle sulla carta da forno che avevo preparato prima. Dall'inizio della preparazione sono passati circa 10 minuti. Adesso lascio raffreddare completamente le mandorle, una notte intera. Dopo il raffreddo, prendo dei vasetti che avevo ben sterilizzato prima e ci ripongo le mandorle dentro. Si manterranno intatte fino a 2 anni dopo la preparazione. Facile, vero? Ed io ho soddisfatto l'esigenza della mia famiglia, tra grandi e piccoli, prendendoli proprio alla gola. Ingredienti: 400 g di mandorle, 2 bustine di vanillina, 200 g di acqua, 400 g di zucchero. Conservate i barattoli in un luogo fresco e asciutto. Vedrete, si manterranno a lungo, molto lungo. Ciao amici, alla prossima!